libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un pastore. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Dovrei essere libero, libero come un uomo. Carissimi amici telespettatori e telespettatrici, buona serata. Voglio darvi un po' di ragguagli su quello che noi stiamo facendo. Noi con questa trasmissione, ma non ci fermiamo soltanto all'audience naturale, ovvero tutti coloro i quali ci vedono nell'ambito della provincia di Napoli, su Napoli, nella regione Campania e così via, perché questi nostri video vengono e coloro i quali vogliono rivederli oppure vogliono passarli ai loro amici, vogliono condividerli con le persone che hanno che secondo la loro idea possono avere interesse a conoscerli, li trovano e li possono trovare e condividere su Facebook sulla pagina di Pensionati d'Europa. Cioè basta che andate su Facebook, cliccate Partito Pensionati d'Europa, vi esce tranquillamente, vi escono tutti quanti i video che noi trasmettiamo in questa emittente, così come succede su Facebook, su Google e su YouTube, va bene? E succede anche sul Twitter, sempre cliccando Partito Pensionati d'Europa. Detto questo, quindi è un tipo di comunicazione che ci stiamo abituando a lanciare. Vorremmo, ecco, che venisse raccolto questo grido di dolore che noi lanciamo a nome di tutti i pensionati, i quali sembra come se, ecco, dormissero di fronte all'attacco permanente dello Stato verso le nostre pensioni, va bene? Allora, ecco perché incrementiamo, cerchiamo di dare sempre più voce, ecco perché lanciamo anche dei messaggi, perché voi ci diate una mano, non soltanto sulla regione Campania dove le firme per presentare una lista, cosa che faremo per esempio alle elezioni regionali di nostra iniziativa, ma noi vorremmo presentare le liste al Parlamento europeo l'anno prossimo. E vorremmo presentare le liste per le prossime elezioni politiche che si terranno tra 2 anni. Perché? Perché noi riteniamo che la battaglia che stiamo facendo da 15 anni sia l'unica cosa seria che in Italia avviene. Cioè noi siamo coloro i quali, voce nel deserto, gridano in maniera forte: lasciate stare le pensioni, giù le mani dalle pensioni, investite per consentire anche ai giovani di poter avere una pensione. Questo noi stiamo dicendo da 15 anni a questa parte e vorremmo poterlo dire dentro le istituzioni. Ecco perché abbiamo lanciato sul web la iniziativa della raccolta delle firme in tutta Italia. Però ecco, se voi spargete la voce, se voi condividete con i vostri amici i nostri video dove noi ripetiamo i nostri appelli e lanciamo i nostri messaggi, probabilmente riusciremo con tanta fatica certamente ad essere presenti alle competizioni elettorali nazionali, perché in caso contrario rimane una voce nel deserto. E questo non significa che voi, ecco, alimentate l'esistenza di un nuovo partito sterilmente vuole fare gli interessi di una persona fisica. No, guardate, io vi invito a fare delle indagini, a interessarvi per vedere chi è Sommella Fortunato, il segretario nazionale del Partito Pensionati d'Europa. Fate delle indagini, perché io sono dappertutto, io sono un uomo pubblico perché ha voluto essere un uomo pubblico da ogni punto di vista, e accertatevi se questa battaglia che noi stiamo portando avanti è una battaglia di tipo personale o è una battaglia
che va verso gli interessi esclusivi di 16 milioni di italiani, tanti quanti sono i pensionati. E questo, se arriva nelle orecchie di coloro i quali saranno colpiti certamente dai nuovi provvedimenti governativi, cioè per quelle pensioni che superano i 4.500 euro, eccetera, eccetera, io voglio dire loro: guardate, voi avete attutito, ecco, le iniziative che potevano portare ad una reazione e ad una sensibilizzazione diversa di tutto il popolo dei pensionati. Perché? Perché avete pensato che trattare con il potere poteva essere qualcosa di confacente ai propri interessi. Oggi non c'è più tutto questo. Oggi bisogna fare fronte comune. E allora consentitemi di dire a tutti quanti voi: è venuto il momento di aprirsi, di aprirsi all'interno di questa realtà grossa costituita dai pensionati. Cioè, perché noi, come Partito Pensionati d'Europa, non ci fermiamo alle pensioni alte, medie, minime. No, no, noi, per noi i pensionati devono vivere bene come dice la Costituzione. Tutti quanti, ovviamente con le differenze dovute alla raccolta dei contributi, al lavoro prestato, all'impegno dato e così via, al netto delle furbizie, perché al netto delle furbizie ce lo dobbiamo dire, va bene? E allora che cosa voglio dire? Diamoci da fare, vediamo un poco di stringere le fila, vediamo un poco di costruire una qualche cosa di veramente interessante per i 16 milioni di pensionati, una difesa ad oltranza degli interessi dei pensionati, quelli di oggi che sono di passaggio, e dei pensionati di domani che, ad avviso del Partito Pensionati d'Europa, ci devono e ci possono essere, sempre che i governi che si succederanno a questo e a quelli venturi avranno nella loro ottica gli investimenti, privati o pubblici che siano, ma che siano investimenti capaci di creare posti di lavoro per coloro i quali dovranno essere i pensionati di domani. Va bene? E allora, detto questo, perché io ripeto delle cose, giustamente voi mi direte: ma già l'hai detto là nell'altro video, ma io lo devo ripetere ad oltranza, perché queste cose devono essere portate a conoscenza di tutti. Noi non siamo gente che ruba la pensione, noi siamo gente che ha il diritto alla pensione per il patto stipulato con lo Stato, avendo ottemperato a tutti gli obblighi che lo Stato ci imponeva nei 40 e 50 anni passati al contribuire alle casse degli enti previdenziali. E allora la politica oggi, siamo alla vigilia del documento di finanza che dovrebbe essere emanato entro fine di questo mese, anzi il documento che lo accompagna, cioè la spiegazione di che cosa questo governo, per la prima volta mettendo penna su carta, vuole fare del nostro futuro. Lo aspettiamo con ansia, non ce la facciamo più ad ascoltare i talk show e questi signori che la sera dicono una cosa e la mattina ne dicono un'altra. Va bene, aspettiamo questo documento con ansia, con poca fiducia, devo dire la verità, ma comunque attendiamo. Però intanto vale la pena, perché poi ci sono delle attese che non sono le nostre attese, badate bene, ci sono delle attese da parte di enti, e parlo dei sindaci, che pensano che questo governo con la manovra prossima addirittura risolverà tutti i loro problemi. E tra questi sindaci ce n'è uno che si chiama De Magistris e che è il sindaco di Napoli, che spera che attraverso Conte e Di Maio e con l'aiuto di un Salvini che è sotto attacco da parte di De Magistris, e lo conferma in questa bella intervista fatta su Repubblica di domenica, va bene? Dove insiste nel dire che i guai di Napoli li deve risolvere Salvini, perché lui sta seduto lì nello scranno di Palazzo San Giacomo, però
Napoli ottiene dal governo centrale soltanto mazzate, cioè il governo centrale non si interessa di Napoli. Ma noi che siamo napoletani e che viviamo realmente il contesto napoletano abbiamo tutte altre idee. Noi pensiamo che da troppo tempo questa nostra città, e comprendiamo tutti gli anni che c'è stato De Magistris, prima c'è stata la Iervolino e poi c'è stato il Bassolino e nel passato ci sono stati tutti i comunisti che conosciamo, noi pensiamo che abbiano ridotto questa nostra città veramente ai minimi termini e oggi vogliono dal governo nazionale che si salvi il tutto. Io faccio notare al sindaco di Napoli che quando lui è venuto doveva guardare nelle casse di Palazzo San Giacomo e doveva essere onesto nel dire: guardate che ci sono 1.800.000.000 di debiti, come farò io a governare? E doveva decidere per chiudere col pregresso e promuovere di nuovo la dichiarazione di dissesto finanziario ed affidarsi quindi alla sua gestione nuova per poter andare avanti e salvare Napoli. Lui ha preferito vivere di precarietà, non ha dichiarato il dissesto e Napoli rimane nella condizione di dissesto finanziario, impotente come città a fare una qualsiasi operazione di carattere finanziario, operativo e di gestione amministrativa. Ma il sindaco pensa a tutt'altro, pensa a litigare col presidente della regione, pensa ad oltraggiare il ministro dell'interno, pensa a fare proclami per cui Napoli non accetta di ricevere Tizio, Caio, Sempronio, si lancia in ipotesi di gestione delle prossime quattro giornate di Napoli, l'anniversario, ad abbinare un attacco agli Stati Uniti d'America per quei bombardamenti di cui tutti quanti siamo a conoscenza e che sono stato il frutto di un accordo scellerato sottoscritto 5 giorni prima dell'8 settembre, quando venne reso pubblico il documento della resa senza condizioni dell'Italia agli americani, consentendo tutti quanti i bombardamenti sull'Italia, ivi compreso Napoli, ivi compreso la provincia e l'intera Campania. Ma vi rendete conto, amici telespettatori, di che cosa e di chi stiamo parlando? Siamo fuori dal contesto, perché il contesto è fatto di altro. Il contesto è fatto delle strade che devono essere rifatte e della manutenzione delle opere a verde, della manutenzione delle fogne, della manutenzione dei giardini, della manutenzione dei marciapiedi, della possibilità di dare, ecco, uno sviluppo alle municipalità perché possono gestire un bilancio autonomo e possono dare ai cittadini prossimi a questa, perché sono i cittadini delle municipalità vicini all'ente, diciamo, ecco, del decentramento amministrativo che è la municipalità, il consiglio di municipalità, sono i 30 consiglieri eletti, il presidente, i 4 assessori, eccetera, eccetera, che pigliano soldi. Amici telespettatori, di tutto questo il sindaco di Napoli ci interessa poco o niente. E se un cittadino che produce reddito alla città, come Marinella, gli chiede conto del perché è stato dato all'attività produttiva del fratello del sindaco la possibilità di sviluppo ulteriore, mentre a lui è stato negato lo stesso trattamento, il sindaco risponde: io non entro nel merito di queste cose. Allora, amici telespettatori, questa è la realtà. Noi pensiamo con
veramente rammarico a tutto quello che succede a Napoli. Succede a Napoli, e lo sapete tutti quanti, Napoli sta diventando una città invivibile, e nel prossimo video parleremo di Napoli, delle stese, della delinquenza, della camorra e dell'appoggio che alla camorra viene dato dalla politica, che non riesce a risolvere uno solo dei problemi atavici di questa città. Buona serata e grazie per l'ascolto. Super pensioni, terre che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commendatori, diete politicizzate, terre che più, evasori legalizzati.